Cervinski Sprint anno secondo, nulla cambia, format confermato, quello del 2014, Luca Gorei direttore di gara. Squadra che vince non si cambia, gara che vince rimane la stessa. Gara che vince rimane la stessa, l'anno scorso è stato un bel successo, era la prima edizione, però sia da parte del pubblico che da parte degli atleti che hanno partecipato c'è stato un riscontro più che positivo e quindi quest'anno siamo di nuovo qua a proporre la stessa gara. Luca, potrebbe essere leggermente più lunga, ci sono gli specialisti, ci sono i campioni, i recordman piuttosto del mondo sui 100 metri, sfide italiano-norvegesi, Federico Pellegrino ha appena vinto in Coppa del Mondo, tutti contro Pellegrino, però questo norvegese Johansen molto forte. Questo norvegese Johansen è sicuramente quello che diciamo potrà cambiare un po' le carte in tavola, anche l'anno scorso Pellegrino era il favorito, poi c'è stata la vittoria di François Viren. È una gara anomala, sono 150 metri o poco più quest'anno se cambierà qualcosa, quindi insomma anche un talento fuori classe come Pellegrino non per forza su una distanza così breve potrà spuntarla. Luca Gorri, un pronostico secco, chi vince? Penso che Johansen potrebbe averla meglio.